Sui social oramai io mi presento, mi chiamo Tinto, sono conduttore di Decanter su Rai Radio 2 e altre trasmissioni televisive eh, in Rai, ma non sono io il protagonista, i protagonisti sono alcuni amici che chiamerò tra poco, eh, due li vedete già qua, com'è il menù di oggi? Intanto questa è una sorta di, ehm, diciamo così, di mh, incontro. Eh, che vuole dare i saluti, gli auguri natalizi. Qualcuno ha già visto che ha mangiato il, il panettone prima, prima del tempo, ma poi è anche una sorta di appuntamento che fa una sorta di riflessione al termine dell'anno, ma anche. Al termine della eh, legislatura. Quindi una sorta di saldo di fine anno, quindi un saldo nel saldo, un doppio saldo. Quattordicesima edizione, eh, parleremo, faremo il punto sulle novità eh, legislative europee. Il titolo di oggi è Identità e qualità, una storia di successo per l'Europa e per l'Italia. Io non mi perdo in chiacchiera, anche perché da conduttore radiofonico sono attentissimo ai tempi, do subito la parola all'onorevole Paolo De Castro, poi avremo il ministro ehm, Lollo Brigida, che ehm, avrà un intervento e poi eh, saluterà il pubblico, poi avremo eh, Joao Onofre, Mauro Rosati, Alessio Mammi e Felice Assenza. Questo è un po' il menù di oggi, ma prima un grande applauso, lo conosco dai tempi di quando era ministro dell'agricoltura, l'onorevole Paolo De Castro. Sì, grazie Tinto. Innanzitutto ringrazio il Ministro, ha voluto essere qui con noi anche in questa occasione. Mi fa piacere ricordare che l'anno scorso praticamente è stato quasi il debutto perché era appena, appena preso le funzioni di Ministro eh, della Politica Agricola e della Sovranità Alimentare. Quindi un grazie per la sua presenza. So che c'è un Consiglio dei Ministri, quindi ci dovrà lasciare. Come di consueto questa è un'occasione non tanto per approfondire i temi della legislatura, ma è l'occasione per dire un po' cosa si è fatto in questo anno di legislatura, anche se quest'anno è particolare perché evidentemente è l'ultimo dei cinque anni, ormai si chiude di fatto gennaio-febbraio, si entra in campagna elettorale, in parte siamo già entrati in campagna elettorale, perché come ricordate a giugno, 7-8 giugno si vota per le elezioni del prossimo Parlamento europeo. Quindi è l'occasione per approfondire quello che sono stati i principali atti legislativi quelli cogenti, quelli approvati, eh, perché molto spesso noi parliamo di attività europea, ma in realtà gli atti legislativi approvati, quelli che vanno in gazzetta ufficiale, quelli che hanno un'immediata applicazione, non sono stati moltissimi. Lo ricorderemo nella giornata di oggi, il più importante di tutti, ovviamente la riforma della PAC, è stato importantissimo, un dibattito che è durato addirittura tre anni. Riforma che come sapete è entrata in vigore solo il primo gennaio del, di quest'anno, del 2023. Dopo eh, la Comagri e tutto il Parlamento D'Emeo che è stato uno dei protagonisti in Commissione Agricoltura, essendo il relatore dell'opinione della Comagri sul packaging. Quindi tanti temi, ovviamente il più rilevante e per questo voglio ringraziare la presenza di Joao Nofre, eh, direttore di GAGRI, che ci ha seguito in tutti questi due lunghi anni di negoziato sulle indicazioni geografiche perché come spesso diciamo è una delle poche buone notizie di questa legislatura che va a compimento perché si chiude, anzi si è già chiusa, siamo nella fase come la chiamiamo noi a Bruxelles dei giuristi linguisti perché devono essere tradotti questi testi legislativi in 25 lingue dell'Unione e quindi la, tutta la complicazione linguistica, voi capite, è, è molto articolata. Arriveremo quindi a febbraio al testo finale e io spero la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire tra marzo e aprile. Quindi questi sono i temi di oggi, io mi riservo qualche minuto ancora, ma dopo l'intervento del signor Ministro e naturalmente un grazie, un benvenuto a tutti e dopo ci faremo gli auguri di Natale. Grazie. Grazie a Paolo De Castro. E allora, come promesso, adesso diamo la parola al Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Ieri, tra l'altro, eh, ci siamo visti proprio all'incontro della Commissione Agricoltura con l'On. Mirko Carloni e abbiamo capito che l'Italia si fa a tavola, perché abbiamo concluso, eh, l'Italia Unita si fa a tavola, abbiamo concluso con del buon gelato artigianale, eh, anche questo grande eccellenza del nostro Paese. Prego, Ministro. La grazie. grazie a tutti i presenti, alle associazioni, alle rappresentanze agricole, alle istituzioni presenti. Un saluto e un ringraziamento particolare però al collega Paolo De Castro. Con lui il rapporto dal primo momento, lo ricordava, è stata la mia prima uscita pubblica istituzionale, quella del rapporto che lui annualmente da soli 14 anni svolge e nel quale come correttamente devono fare le persone serie che rappresentano le istituzioni in nostro paese racconta i risultati e il lavoro che ha svolto. Io penso che Paolo De Castro che non devo certamente descrivere io nelle sue qualità di docente o di... Eh, ex ministro dell'agricoltura per ben due volte di parlamentare europeo, però posso dire che è una di quelle persone di cui non si può fare a meno nell'apporto di collaborazione costante e continuo che vede un sistema Italia eh, diciamo cercare di affinare quella capacità che in altre nazioni è consolidata di fare sistema, di fare sistema al di là dell'appartenenza anche di natura politica, come tra imprenditori, c'è la legittima concorrenza sul piano interno, sul piano commerciale, ma c'è anche una consapevolezza che sul piano esterno le questioni devono essere affrontate in sinergia, evitando che la parcellizzazione delle posizioni sia un elemento di debolezza che impedisce di affermare anche le posizioni individuali. E allora, dal primo giorno, devo dire, con sano pragmatismo ci siamo confrontati sui temi reali del paese. In un quadro, quello del mondo eh, dell'agricoltura, delle nostre produzioni, dell'export, eh, che ad ogni livello tende ad avere consapevolezza delle proprie potenzialità e della necessità di lavorare in maniera coesa per eh, diverse ragioni. Uno perché c'è poca ideologia dietro il eh, piano del rapporto con il nostro sistema, noi siamo il sistema della qualità, noi abbiamo poca produzione, abbiamo eh, grande valore aggiunto dato dalla nostra propensione a mettere a frutto i nostri dati evolutivi che la storia ci ha fortunatamente assegnato con eh, contaminazioni millenarie. Con esperienze di varia natura. Questo ha messo in condizione di scontrarsi poco, io ieri lo ricordava il nostro eh, giornalista ormai di riferimento in ogni evento, e abbiamo visto che anche in Commissione Agricoltura, alla Camera e al Senato gli scontri sono rari, anzi c'è grande volontà da una parte di eh, appoggiare le cose corrette che fa il governo e dall'altra anche di sottolineare invece le cose che possono eh, essere migliorate con uno stimolo utile a qualsiasi tipo di livello. E allora in questi mesi, non tantissimi, 15 mesi di eh, eh, governo nel quale io ho potuto svolgere pro tempore questa funzione, ho riscontrato in tutti i colleghi ex ministri, collaborazione lo devo dire con chiarezza, io ho eh, tentato anche di istituzionalizzare, anzi l'ho istituzionalizzata per il vero con un decreto, una consulta degli ex ministri chiedendo a tutti di vederci e chiedergli se c'era volontà di arrivare a un meccanismo che travalichi il periodo storico nel quale una forza politica governa, mettendo alcuni punti fermi sui quali il sistema Italia si muove. E allora, eh, visto che la riunione è riuscita, hanno partecipato tanti autorevoli ministri della storia repubblicana, praticamente tutti, da Diana che era il più anziano dei partecipanti, eh, fino a me passando per eh, gli altri colleghi con i quali abbiamo condiviso alcuni obiettivi, quello della protezione della qualità, quelli del eh, rapporto con il consumo del suolo, quello del rapporto con eh, la centralità dell'asset agricolo come elemento fondativo della nostra economia nazionale fin dagli albori e anche prima della comunità nazionale italiana e con le sue declinazioni però anche fuori dai nostri confini sulle battaglie che Paolo ha ricordato questioni che vedono intanto un errore che l'Unione Europea probabilmente senza accorgersi ha cominciato a fare e ha poi però consolidato nel tempo cioè un atteggiamento ostile rispetto alle produzioni creando una dicotomia anomala tra la, tra la sostenibilità ambientale e la sostenibilità produttiva ed economica. Un errore forse fatto inconsapevolmente che però nel tempo ha messo in condizione l'Unione Europea di fare una serie di scelte che in nome della sostenibilità ambientale, considerata raggiungibile esclusivamente comprimendo la produzione all'interno del continente, senza tener conto che ci troviamo in un sistema globale nel quale alla diminuzione delle nostre produzioni corrisponde l'aumento di produzione di altro con un impatto ambientale ben superiore al nostro. Quindi una follia, se vogliamo, dal punto di vista pratico, ma anche una follia dal punto di vista culturale, perché questo non agevola invece una manutenzione del territorio corretta che a nostro avviso passa per il ruolo degli agricoltori e non lo diciamo con... Eh, eh, solo come elemento pragmatico ma anche con delle valutazioni di altissimi eh, eh, uomini di cultura oltre che esponenti politici, Emilio Sereni descriveva con eh, grande attenzione come la manutenzione del territorio passi dal ruolo dell'uomo che lo scolpisce con le sue attitudini a manutenerlo anche nell'interesse della propria impresa o come eh, Serpieri che cento anni fa scrisse una legge nella quale individuava i due elementi portanti della manutenzione del territorio nella forestazione sulla quale peraltro l'Italia oggi è una nazione particolarmente avanzata, che si è dotata di una strategia forestale all'avanguardia e dall'altra il ruolo dell'agricoltore come elemento naturale di manutenzione del territorio. C'era anche un altro terzo pilastro che era il ruolo del corpo forestale dello Stato, sul quale evidentemente anche con l'arma dei carabinieri bisognerà ancora meglio puntualizzare la specificità del compito e so che l'arma ci sta lavorando con grande attenzione. Eh, abbiamo evidentemente su questo un ruolo dell'agricoltore che torna ad essere più centrale anche per un elemento contingente purtroppo che è eh, il conflitto russo-ucraino. Il conflitto e l'aggressione della Russia all'Ucraina ha portato nuove consapevolezze, cioè che l'assegnarsi a filiere lunghe non è conveniente nel senso che noi in Europa abbiamo pensato che pagare meno fosse più conveniente e strettamente in termini dialettici può avere una logica. Si deve tener conto però che arriva un momento nel quale se hai comprato da uno che eh, non ha i tuoi stessi valori e non ha la tua stessa impostazione democratica, può dalla mattina alla sera decidere con un interruttore di spegnere i tuoi approvvigionamenti energetici, la fornitura di fertilizzanti, fino anche la fornitura degli alimenti che possono servire al tuo sistema. Nazionale e ai due cittadini per sopravvivere. All'inizio, magari è solo un aumento inflattivo, un aumento dei costi al consumo, alla fine puoi avere addirittura un condizionamento delle tue scelte di natura politica interna ed è quello che ci mette a rischio. Allora, il concetto di sovranità alimentare, che è un concetto. Che non ha un'appartenenza ideologica. Qualcuno l'ha confusa quando l'abbiamo inserita all'interno del nome del ministero con una vicenda di chiusura del sistema Italia, come se esistesse in Italia qualcuno che sia talmente folle da immaginare che un popolo di esportatori si possa chiudere in se stesso in una visione autarchica che ti impedisce di fare quello che sai fare meglio, cioè vendere i tuoi prodotti di eccellenza e arricchirti con quello. Noi siamo lo 0,2% delle terre emerse. 0,7% degli abitanti del pianeta, abbiamo il 2-2,5% dell'economia mondiale perché vendiamo di più di quello che vendono gli altri in proporzione alla nostra popolazione. E allora questa dinamica ci ha messo in condizione in Europa di ricominciare a pensare alla sovranità alimentare come la possibilità di essere piuttosto immuni da eventi contingenti, cioè di permetterti di sopravvivere anche se scoppiano conflitti era scoppiato quello, adesso in Medio Oriente c'è un'altra crisi importante, ci mette in condizione di avere delle catene di approvvigionamento certe, questo è l'elemento sul quale si deve lavorare, l'uomo ha un ruolo, l'uomo ha un ruolo come agricoltore, come bioregolatore, cioè messo in condizione quando è possibile, quando è necessario, con dati scientifici alle spalle, di decidere anche di equilibrare il sistema, per esempio sulle specie animali. Non c'è niente di scandaloso a dire che l'uomo deve aiutare specie animali che rischiano l'estinzione, ma deve limitare la proliferazione di specie animali che hanno superato il limite e mettono in discussione la sopravvivenza della loro specie, delle altre specie dell'ecosistema e tra gli animali anche dell'uomo nelle sue capacità produttive, degli ungulati piuttosto che dei grandi carnivori. E poi ci vogliono investimenti maggiori su quello abbiamo lavorato sulla PAC. La PAC è anche in ottica di prospettiva cioè, noi siamo convintissimi entrambi della eh, grande partita che si gioca in Ucraina, la difesa del popolo ucraino, della nazione Ucraina è decisiva non per loro, per il diritto internazionale e per i principi che salvaguardano anche la nostra libertà. Però nell'ottica di un allargamento dell'Unione Europea, dal punto di vista agricolo non possiamo non tener conto delle dimensioni della concorrenza con una nazione come l'Ucraina con eh, diciamo una disponibilità di aree da mettere in produzione ben maggiore della nostra, può operare, se non condizionata anche rispetto a una visione diversa della PAC, del nostro mondo produttivo agricolo. Quindi un ripensamento anche in questo. E poi ci siamo trovati su altri temi, quello dell'Etea, delle tecnologie evolutive avanzate. Siamo tutti d'accordo, chi è che vuole usare medicinali nella vita? Io non ho mai incontrato uno che fa la fila davanti alla farmacia perché gli piace comprare medicinali, qualche ipocondriaco magari ci può essere. Ma insomma, tendenzialmente uno va in farmacia e compra un prodotto perché ha un problema, un problema che si risolve con un farmaco che ha delle controindicazioni, ma prende quel farmaco perché quel farmaco risolve. Un problema che è quello principale che ha individuato. Allora noi abbiamo le fitopatie delle piante vecchie e nuove, abbiamo un cambio climatico che eh, ne ha portate di diverse, che ci mette in condizione di ragionare sulla riduzione dei fitofarmaci, degli agrofarmaci, dei pesticidi, che sia progressiva, che metta in condizione di diminuire queste eh, medicine senza cancellare le nostre produzioni. Nel frattempo trovare la soluzione, il punto di caduta che non può a nostro avviso che essere nella ricerca. Le tecnologie evolutive avanzate da non confondersi con gli OGM come qualcuno strumentalmente fa permettono di velocizzare un processo naturale di rafforzamento della, eh, di, di alcuni cultivar che ti permettono di affrontare le criticità. In termini di idroesigenza, di, di aumento della produzione con diminuzione del consumo del suolo, insomma, tutti quegli elementi che a nostro avviso vedono eh, questo tipo di tecnologia essere il vero antidoto all'utilizzo dei, dei pesticidi, perché altrimenti noi diminuendo le produzioni ma lasciando inalterato il consumo smetteremo, diminuiremo il nostro prodotto e compreremo da chi utilizza 50-60 volte quello che noi proibiamo all'interno dell'Unione Europea, insomma non è molto logico. Sappiamo che eh, Timmermans eh, diciamo, ha lasciato l'Europa, non mi ricordo che ha fatto in Olanda, ma comunque è un problema dal punto di vista eh, della nostra visione inferiore perché dovevamo affrontare il tema di un commissario da una visione ideologica sulla quale era intransigente. Ancora oggi in Commissione Envi troviamo purtroppo un condizionamento del mondo agricolo dovuto all'attuale Presidente che anche lì il raggiungimento dei target matematici è l'obiettivo principale. C'è cioè una guerra? Non è importante. Abbiamo visto sulla vicenda della pesca negli ultimi giorni, anche lì l'Italia ha votato contro il piano di riduzione della pesca, semplicemente dicendo... Che la soglia del 40% era una soglia tendenziale, l'Italia arriverà con le penalizzazioni dell'Unione Europea al 42% di tagli. No? Dici, ma perché? Perché tre anni fa avete sbagliato, non dovevate, non dovevate accettare le nostre proposte. Delle volte si vota anche da solo, come abbiamo fatto in questo caso sul packaging. Perché si è avanguardia, non perché si sbaglia. Uno ci vuol dire da solo di sei isolato. No, io ho una posizione, la ritengo corretta, mi rendo conto che il nuovo modello va a incidere sull'industria, ma a caduta va a incidere su tutti gli anelli della filiera e questo diventa un danno strutturale per il mio sistema e di conseguenza, a nostro avviso anche per il sistema economico europeo, perché l'Italia non è l'ultima delle nazioni. È tra le prime tre nazioni che reggono l'Europa. Quindi un indebolimento del nostro sistema è un indebolimento dell'Unione Europea, non un rafforzamento dell'Unione Europea. E poi, grazie Paolo, davvero per il lavoro che hai svolto sulle indicazioni geografiche, per noi è una battaglia vitale, noi che siamo così legati alle produzioni di qualità che sono agganciate al territorio, abbiamo con quella tua battaglia e con il supporto che io ti ho potuto dare, ma soprattutto grazie ai tuoi consigli ho saputo operare in quel senso, mette in condizione i nostri prodotti di qualità di continuare ad avere un metodo per garantirgli il valore aggiunto che permette di produrre anche in aree lo dicevamo ieri a Quale Vita come analisi, di produrre in aree deboli del Paese, anche lì il valore aggiunto che tu dai ad alcuni prodotti di eccellenza che non sono standardizzati, non sono massificati, è dato da quella indicazione e se quella indicazione resta significa che alcuni continueranno a produrre dove se dovessero produrre un prodotto standardizzato non avrebbero alcuna possibilità di redditività e ovviamente andrebbero a desertificare eh, le aree eh, deboli dove invece c'è la maggior parte di quelle produzioni. Avremo tante altre sfide che io immagino e spero eh, potremo condurre insieme in qualsiasi ruolo. Io non mi sono mai preoccupato del ruolo che incarno quando eh, devo collaborare a lavorare nell'interesse nazionale. Lo faccio sempre con la dovuta serenità, sapendo oggi di avere un ruolo di particolare responsabilità che mi mette in condizione di avere l'obbligo di approvvigionarmi da persone che hanno eh, competenza consolidata nel tempo, come Paolo io dico sempre, non invidio tante cose alla Spagna, un po' la logistica quello sì perché stanno avanti rispetto a noi nel trasporto delle, eh, delle merci su ferro e questo è un handicap che pagano i nostri imprenditori, però diciamo, c'è una cosa che tu, dicevo, tu, solo 14 anni eh, lì c'è Planas che è stato presidente della Commissione, beh da 29 anni Sta in Europa e lì differenza che qui la stabilità di presenza ti dà un valore aggiunto enorme. Perché a Bruxelles sì, il politico va, ti danno un foglietto in mano da leggere nell'ultimo giorno, poi capisci che magari se cominci a lavorarci un anno prima arrivi a un risultato, il lavoro è costante, già ripeto, dalle prime ore dei dialoghi con Paolo. Me l'aveva fatto intuire e me l'ha fatto sempre più capire, uno deve lavorare puntualmente, creare una rete, creare un sistema di relazioni, convincere gli altri governi a darti una mano, non regalare niente agli altri perché stai in un condominio e quando stai in un condominio, come se andassi in riunione condominiale, tutti difendono l'appartamento loro e spese condominiali, dici vabbè ma le pago io perché io sono interessato al condominio, tutti sono interessati al condominio, ma come somma delle e dei propri appartamenti. Se uno fa così, alla fine tutti hanno l'appartamento bello e tu hai finito i soldi perché hai pagato le spese condominiali. Che è un po' quello che mi è parso sia avvenuto. Non per responsabilità, lo voglio chiarire perché diventa un attacco a qualcuno che non ho nessuna intenzione di fare. La nostra nazione non ha pagato l'uno o l'altro colore dei governi, ha pagato l'instabilità. Tre governi in Germania e noi. Eh, Oh, non so un numero infinito, la Spagna ha 29 anni, Planas eh, che sta lì, eh, conosce anche i corridoi dell'ultimo dei palazzi realizzati e noi invece un'instabilità continua. E allora chiudo dicendo questo tipo di approccio che noi, mi permetto di dire eh, anche a noi di Paolo, abbiamo provato ad avere in questi mesi. È proprio quello, non, la stabilità non la puoi creare dicendo un governo deve durare 10, 20, 30 anni, la stabilità puoi creare con degli obiettivi comuni che permangono a prescindere da chi governa e sul mondo agricolo, sulla difesa di questo settore credo che qualche passo in avanti si sia fatto. Grazie, buon lavoro, mi scuso solo perché Paolo lo sa, abbiamo il Consiglio dei Ministri alle 11 e non piace arrivare in ritardo come è noto. Grazie. Grande applauso, ovviamente gli auguri al Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare delle Foreste, Francesco Brigida. Grazie Ministro. Allora, adesso cambio di, cambio di cavalieri. Vedete, no? Tutto digitale qua, eh? <ride> lo, faccio, lo faccio io. Allora, eh, insieme a Paolo De Castro, chiamiamo qui sul palco altri. Mettiamolo qua, di qua. Due amici, li avete visti seduti in, in prima fila, eccoci qua. E allora chiamiamo, a proposito di eh, DOP Economy, dei dati, io li ho citati anche in trasmissione a De Canter, per la prima volta sopra 20 miliardi la DOP Economy, con eh, 890 mila addetti, ma lui sarà più bravo certamente eh, di me. Chiamiamo Mauro Rosati, direttore generale di Origin Italia. Prego, Mauro. E poi chiamiamo il direttore generale di Giagri, eh, Joao Onofre. Eccoci qua, però. Diamo subito la parola a Paolo De Castro perché dopo il menù iniziale di questa giornata, identità e qualità, una storia di successo per l'Europa e per l'Italia, una giornata molto particolare, l'abbiamo detto, a saldo di un anno e anche a saldo di fine legislatura, entriamo nel merito dei contenuti per poi diciamo, addentrarci nel regolamento delle indicazioni geografiche, nello specifico con Mauro Rosati. Paolo. Sì grazie Tinto, è chiaro che come dicevamo all'inizio questo regolamento, nuovo regolamento, testo unico come ci piace chiamarlo sulla qualità europea è sicuramente la parte più importante, più rilevante di questa legislatura saluto la collega Rondinelli che si è unita a noi. È evidente però che eh, questi nostri appuntamenti annuali servono anche per cercare di fare un po' il punto no? delle tante attività quindi Joao Nofre, che ringrazio ancora, Mauro Rosati, ci faranno le loro considerazioni su questo nuovo regolamento, non solo dal punto di vista del contenuto, ma anche qualche considerazione aggiuntiva sull'impatto che appunto la Dopp Economy, come ricordavi tu Tinto, avrà. Però io volevo dire solo un paio di minuti qualche altra considerazione invece sul resto delle attività dell'anno e probabilmente più che dell dell'anno della legislatura intera, perché uno degli aspetti che spesso noi utilizziamo in queste occasioni è proprio quello di cercare di far capire un po' meglio come funziona questa Europa complicata, no? perché noi parliamo tutti i giorni d'Europa però facciamo una gran confusione e spesso una, un intervento di un singolo addirittura deputato oppure magari di un ramo eh, della, della, del, dei colegislatori, Parlamento, Consiglio, diventa legge europea, non è così. E lo stiamo vedendo in particolare in queste ore perché, perché dopo che tutti i giornali, tutti quanti gli operatori avevano decantato grande successo del Parlamento europeo, con il voto della plenaria del packaging, ne sa qualcosa Luigi Scordamaglia, ma saluto anche Paolo Mascarino eh, di Federa Alimentare. Che cosa è successo? Tutti abbiamo detto: ottimo, grande lavoro, perfetto, problema risolto. Riciclo, riuso: non c'è più problemi in Italia perché la logica del riciclo, grande strumento fondamentale per il nostro Paese, è stata imposta in qualche modo con il lavoro del, dei parlamentari europei. E quindi adesso il riuso è un fatto aggiuntivo, non è un fatto esclusivo. Bene, ieri si è tenuto il Consiglio Ambiente, i 27 Ministri dell'Ambiente si sono riuniti e questa impostazione del Parlamento europeo è stata semplicemente non considerata. Cioè è andata avanti la posizione iniziale della Commissione con qualche aggiustamento. Quindi eh, l'Europa è complicata. C'è la posizione del Parlamento, c'è la posizione del Consiglio e adesso, subito dopo Natale, inizieranno i triloghi, questa parolina magica che abbiamo imparato a conoscere, che è il momento di incontro delle tre istituzioni, Parlamento e Consiglio, con l'aiuto, con il supporto della Commissione e si devono trovare gli accordi. Quindi la partita è tutta ancora da costruire, è solo al termine dei triloghi che possiamo dire che il percorso è finito e si va poi davvero in gazzetta ufficiale. Nel caso specifico dell'EIG questo risultato l'abbiamo portato a casa, quindi stiamo parlando di un qualcosa che tra qualche mese diventa cogente, obbligatorio e applicato in tutti i 27 Paesi dell'Unione. Ahimè nel packaging ci avremo ancora, eh, cara Daniele, credo anche Salvatore, credo che sia con noi anche Salvatore De Meo, e dovremo ancora lavorare. Adesso non lo so, la situazione non sarà facile, lo dico agli amici in rappresentanza del sistema agroalimentare siamo preoccupatissimi per l'ortofrutta, siamo preoccupati per tanti settori che con, questa, con questo regolamento il particolare del nostro paese, ma non solo del nostro paese, avrà un impatto significativo. Ecco, però in altri ambiti invece penso al regolamento fitofarmaci che ha preoccupato tantissimi di voi perché guardo le facce e mi, e mi, e mi ricordo le pressioni, le telefonate che sta succedendo con questo regolamento 50% di riduzione della chimica diceva bene il ministro prima e chi è che non vuol ridurre la chimica? La chimica la vogliamo ridurre tutti, il problema è che alternative concrete offriamo ai nostri agricoltori e qui le alternative concrete ancora sul tavolo non ce ne sono come sa bene e come ricorderà Alessio Mammi più tardi. Allora il tema è trovare strade che non guardino all'agricoltura come l'imputato, forse questo è l'aspetto, e credo davvero che in questo ci uniamo tutti, no? cioè, L'errore di impostazione, di, di metodo, è guardare all'agricoltura come il problema, l'imputato, e non come il protagonista attraverso il quale puoi portare a casa risultati ambiziosi dal punto di vista ambientale. Ecco. Il regolamento, come sapete, al momento diciamo, è fermo perché dopo il voto in plenaria l'abbiamo di fatto accantonato, c'è ancora una discussione in Consiglio, ma non c'è quasi nessuna possibilità che si possa arrivare in qualche, in qualche eh, diciamo, approdo, per cui se ne riparlerà nella prossima legislatura. Per quanto riguarda invece la direttiva emissioni industriali, altro tema che ha preoccupato tanto tutto il mondo degli allevatori, della zootecnia europea ed italiana, lì il problema è chiuso. Perché abbiamo fatto il trilogo finale. Quindi i bovini, i ruminanti, sono stati esclusi. Voglio dirlo con grande chiarezza, anche perché poi Giovanni Nofri mi conosce bene, non è che noi siamo con. riteniamo che non ci sia un problema di emissioni nella zootecnia, ragazzi. Chiaro che ci sono i problemi. Così come è assolutamente evidente che dobbiamo fare dei passi avanti. Però due elementi fondamentali. Primo, ricordare i passi avanti che sono stati già fatti dall'Europa e dal sistema allevatoriale europeo ed italiano in particolare, noi abbiamo ridotto le emissioni, le abbiamo ridotte poco, va bene, ma le abbiamo ridotte, il resto del mondo non le ha ridotte, il Brasile le ha aumentate, la Cina le ha aumentate, gli Stati Uniti le hanno aumentate, l'Europa le ha ridotte, così come le ha ridotte l'Italia, quindi tenere conto di ciò che è stato fatto e evidentemente utilizzare gli strumenti giusti, perché paragonare le stalle ad una fabbrica non è la strada giusta, è ovvio che il sistema lavatoriale europeo è partito in quarta, però alla fine quel voto della plenaria, in questo caso, l'abbiamo portato fino in fondo. Quindi troviamo le strade assieme alla zootecnia europea per ridurre per continuare, anzi, non per ridurre, per continuare in questo percorso di riduzione delle emissioni. In questo caso la partita è chiusa. Terzo. Grande capitolo è stato quello del ripristino della natura, anche in questo caso la partita si è chiusa e si è chiusa, devo dire, con una correzione di fondo e anche qui il Parlamento europeo aveva profondamente modificato l'impostazione iniziale di quel regolamento, per cui diciamo packaging a parte. Che tutto questo impianto che aveva creato grandi preoccupazioni all'inizio della legislatura, con tutti questi provvedimenti che sembrava una batteria di provvedimenti, che in qualche modo guardava l'agricoltura come imputato, grandi problemi eh, non ce ne saranno, li abbiamo evitati. Però ci sono anche. Le notizie positive. Le notizie positive riguarda soprattutto questo regolamento di cui Mauro Rosati e Giovannoffre parleranno tra poco, ma fatemi dire anche che complessivamente oggi, dall'applicazione della PAC fino al regolamento per questo Parlamento, questa Commissione Agricoltura, visto che siamo il Comagri Report, beh, un po' di passi importanti li ha fatti. Credo siamo riusciti a creare quel consenso, quella condivisione tra tutti i gruppi, tra tutti i paesi, non solo dei 47 deputati della Commissione Agricoltura, ma anche degli altri colleghi che poi in plenaria hanno dato eh, diciamo così, soddisfazione alla Commissione, ci hanno appoggiato nel lavoro della Commissione Agricoltura. Perché l'Europa, e finisco qui, do subito la parola agli amici, ricordiamoci sempre, è creazione di consenso. Non si va avanti né con i pugni sul tavolo né con gli slogan. Per andare avanti in Europa bisogna creare il consenso, bisogna convincere gli altri e quindi costruire assieme agli altri posizioni che poi dopo abbiano la maggioranza. Perché si vota in Consiglio, si vota in Parlamento, si vota in Commissione, si vota sempre. E quando si vota, cari amici, l'Italia c'è sempre. Quindi la domanda che ci dobbiamo mettere tutti in testa, se è una roba che fa l'Europa non ci piace, la domanda che ci dobbiamo porre cioè, no, va all'Europa, guarda questi disgraziati, no? E l'Italia? Allora, non tutte le battaglie le possiamo vincere, alcune le vinciamo, altre non le vinciamo, però bisogna costruire assieme ai colleghi, altrimenti non si va da nessuna parte. E questo è lo sforzo che noi dobbiamo fare, sia nel capire, non è facile però, applicarsi un po' al funzionamento di questa Europa, ma anche a lavorare per creare consenso. Attenzione, in questo non è che è un lavoro soltanto... Il mio e della Daniela eh? cioè questo è un lavoro che riguarda tutti voi perché la creazione del consenso si fa anche con una giusta presenza con le vostre rappresentanze europee che aiutano anche a capire problemi che non si conoscono nel packaging abbiamo fatto un lavoro straordinario perché c'è stato un lavoro straordinario che ha creato consenso spiegando qual è il problema ma ci rendiamo conto per esempio cari colleghi quante volte ho fatto questo esempio e con i colleghi in commissione agricoltura, non so, le insalate della quarta gamma, teniamo presenti tutti quelle belle buste di plastica in cui dentro c'è l'insalata lavata, tagliata, eccetera? Bene, finish, non ci saranno più, semplicemente finito, come è finito tutti i packaging sotto un chilo e mezzo, come sono finite tante di quelle cose che hanno reso il nostro sistema anche più attento alla sicurezza alimentare, più attento agli effetti, saluto la Presidente, di Federvini che ci ha raggiunto, Michela Ballini. Quindi eh, il lavoro è complicato e questo richiede grande attenzione. Grazie eh, quindi a tutti. Adesso la parola, credo, prima a... Sì, prima Gioao. a Joao. A Joao Nofre e poi a Mauro Rosati. Grazie. Ah sì, forse, forse è meglio... Vabbè, Mauro, tanto siamo, non siamo formali oggi, anzi, assolutamente. Vai, Mauro Rosati, direttore generale di Origin Italia, a proposito sì. di DOP Economy. Sì, intanto grazie, grazie a Paolo, e credo insomma, di essere mancato poche volte a questo appuntamento, quindi ho imparato tante cose e credo che sia insomma, uno degli appuntamenti più importanti per fare un punto su quello che è il tema dell'agricoltura, soprattutto dell'agricoltura di qualità. Ma io ricordo il 92 quando questo regolamento del 2081 è stato emanato dall'Unione Europea, era un regolamento che aveva come obiettivo solo la salvaguardia dei nomi, insomma era visto più come uno strumento di tutela che uno strumento di sviluppo. Mi fa piacere e soprattutto grazie all'impegno anche italiano sia in termini diciamo operativi quindi delle imprese e dei consorzi ma anche in termini di politica e di buona politica questo regolamento negli anni ha assunto una dimensione diversa quello di sviluppo territoriale e di sviluppo rurale che credo oggi con la riforma sia di fatto riconosciuto perché quando l'Europa fa una riforma sulla qualità basata quasi esclusivamente sulle indicazioni geografiche e credo che questo sia un grande risultato politico, un grande risultato politico degli agricoltori italiani ma anche della politica italiana. Detto questo, abbiamo ottenuto un risultato, però un risultato che va salvaguardato e va soprattutto messo a terra. Quindi invito Paolo come dire, a guardare anche nel suo lavoro futuro. Ai prossimi cinque anni eh, con un impegno su questo fronte perché si è scritta una bella riforma ma va attualizzata, va messa a terra e ci sono due aspetti su questo, sia sul piano nazionale. Noi sul piano nazionale abbiamo fatto una prima analisi come Origin Italia dove abbiamo visto che gli interventi da fare sui vari decreti e sulle varie altre norme che sono state fatte in questi venti anni sono molti. E non sono di semplice attuazione. La cultura delle IG credo che si sia vista in, in, questi, in questi mesi di lavoro e credo, più volte Paolo mi ha detto, che il lavoro anche della riforma viene da questo tipo di sensibilità e dell'apporto di Gionofre. e Quindi lo ringrazio come origin, come sistema di consorsi. Ma vediamo un po' i compiti che dobbiamo fare, che deve fare soprattutto l'Unione Europea nei prossimi, nei prossimi mesi. Intanto io credo che ci sia da attualizzare l'organizzazione della DG Agri. Cioè una riforma del genere ha bisogno di una DG Agri più robusta con anche qualche italiano in più che ha esperienza in questo settore. E questo credo sia un modo per attualizzare meglio la riforma delle indicazioni geografiche. Eh, credo a livello europeo ci sia un tema importante da riprendere, eh, forse i temi geopolitici insomma, hanno un po' rallentato tutto il tema degli accordi bilaterali, penso all'Australia. Dopo i successi, Giappone, Nuova Zelanda, eh, l'altro scoglio importante è l'Australia. L'Australia chiaramente con i nuovi assetti internazionali non sarà più un accordo semplice come quello che si profilava prendendo lo diciamo, spunto dal modello neozelandese. E sulla Nuova Zelanda si giocano partite importanti per l'Italia, non solo quella del Prosecco, ma anche di tanti altri prodotti. Quindi credo il lavoro da fare eh, sugli accordi bilaterali vada rimesso al centro dell'agenda dell'Unione Europea. Eh, L'altro aspetto, un po' più tecnico, ma... Anche qui, visto i dati anche del nostro rapporto, una partita importante sulle indicazioni geografiche e sui, pro e sui prodotti composti, cioè laddove ormai le grandi industrie, anche internazionali, utilizzano la leva del prodotto DOP-GP italiano, ma anche francese. Penso allo Champagne, tanti temi, alle tante battaglie che ha fatto anche la Francia su questo, è una leva che vale diversi miliardi e al fatto che oggi abbiamo in qualche modo regolamentato sulla riforma l'utilizzo da parte delle industrie di questo, di un prodotto DOP-GP eh, debba andare di pari passo alla costruzione di una piattaforma dove vengano in qualche modo denunciate le iniziative di ogni singola azienda in modo tale che i consorsi, i gruppi abbiano la possibilità di vedere di chi utilizza i loro prodotti DOP-GP. È, credo, un compito questo della DG Agri. L'altro aspetto che volevo toccare è quello legato al futuro. Io penso abbiamo, dopo aver armonizzato i gruppi, cioè aver creato una prima idea a livello europeo di gruppi che era abbastanza legata alla Francia, all'Italia, un po' alla Spagna, negli altri paesi non c'era l'idea di gruppo, oggi averla in qualche modo fissata dentro la riforma. Uh, credo che sia stato un grande passo avanti. Il prossimo step è quello che chiedo a Paolo. Spero che il prossimo impegno, che se ci sarà ancora lui in Parlamento, di portare avanti. Quello è l'armonizzazione della certificazione. Un elemento di, di grande distintività a livello nazionale, ma non è così per tutti i Paesi. Quindi se vogliamo un sistema credibile dobbiamo anche armonizzare i sistemi di certificazione, perché i controlli che ci sono in Germania e in Grecia sono molto diversi dagli enti di certificatori che fanno in Italia. Ultima riflessione, quella sulla sostenibilità. C'è un gran dibattito, c'è stato anche un approccio credo a due velocità, ce l'ha spiegato bene anche Paolo eh, quella presa di posizione di Timmerman all'inizio col Green Deal che sembrava che tutto si dovesse insomma in qualche modo dalla mattina alla sera cambiare, che sappiamo tutti che non è abbastanza semplice fare tutto ciò, io credo che l'Europa con le 3.399 indicazioni geografiche ha una grande occasione che non hanno gli altri paesi, cioè quella di riuscire a mettere a terra alcuni elementi di sostenibilità su tutto il territorio europeo. In maniera più semplice, perché quando c'è un gruppo, un consorzio, una rete che lavora all'interno di disciplinari, mettere a terra la sostenibilità è molto più semplice. Quindi ha un'arma in più su questo. Ma su questo l'Europa deve fare un passo in avanti, perché se io devo aspettare 18 mesi, 24 mesi per fare una modifica di disciplinare e quindi dare risposte alle aziende, è chiaro che le aziende poi hanno come dire, la propensione a uscire da questi sistemi, hanno la propensione di fare un po' quello che vogliono, perché essere in qualche modo ingabbiati su delle regole che l'amministrazione poi non riesce a gestire in maniera efficace e efficiente è un limite. Quindi la riforma che sposa un'idea italiana che è quella di dare delle risposte con tempi certi non è perché... Come è stata un'idea solo da un punto di vista nostro perché ci interessava invadere i mercati con prodotti sempre più innovativi? È una diciamo, idea legata a un tema della sostenibilità. Noi nei prossimi anni dovremo mettere a terra, e parlo solo dell'Italia, 850 modifiche disciplinari. Perché chi vorrà stare in qualche modo sui mercati sulla sostenibilità all'inizio potrà fare anche qualche ragionamento meno svincolato. Da, Diciamo dal disciplinare, però il tema è mettere a terra la sostenibilità. Si mette a terra se si mette dentro ai disciplinari e si, in qualche modo, si regolano le imprese. Ecco, su questo secondo me l'Unione Europea doveva e dovrà fare molto di più. La semplificazione aiuterà e quindi metterà in condizioni anche i nostri ministeri di dare risposte. Pensa a felice assenza quando dovrà modificare tutti i piani di controllo e quindi si divertirà, <ride> lo vedo. Però è una grande arma, è una grande arma che abbiamo solo noi in Europa. Se si riesce a mettere a terra la sostenibilità dei distretti produttivi italiani che fanno capo alle G, lo facciamo semplicemente in maniera molto razionale, con degli indicatori precisi, e quindi porteremo quel livello di qualità che secondo me oggi deve sposare la sostenibilità in maniera convinta lo porteremo anche come risultato in dote all'Unione Europea e quindi ringrazio Paolo e ringrazio Joao per il lavoro fatto alla riforma. Allora facciamo un applauso grazie a Mauro molto. Rosati, direttore generale di Origini Italia. E allora diamo la parola appunto a Joao Onofre, direttore generale di Giagri. Eccoci, benvenuto, grazie. Grazie per la promozione. Volevo ricordare un nome che molti di voi conoscono ma che non abbiamo mai evocato, ma in questa occasione lo voglio fare perché Joao ci ha lavorato anni insieme, che è il mio Gianmarco Lambertini, che è il mio capo ufficio, assistente, capo di gabinetto, non so come chiamarlo, ma che è il vero artefice di questo lavoro enorme che è stato fatto assieme alla Commissione e al Consiglio. Grazie, eh, e grazie per la promozione. Io non sono ancora direttore generale, ma, Beh, ma è, è un augurio, un visto auguri, che siamo a clima natalizio. Sono molto contento della, della promozione. Grazie per l'invito, è un piacere essere qui eh, con questo bel sole, un po' freddo a Roma. Ma um, è, molto, è un onore essere qui e dare le mie impressioni su questa vera storia di successo. Una, uh, una storia del successo della Commissione von der Leyen. Uh, sul quale io vorrei cominciare per citare uh, il politico del secolo XX che più, uh, che più ammiro, Nelson Mandela, che diceva, se, che diceva: Tutto sembra impossibile finché è fatto. Uh, e, e questa è. Voi non lo sapete, ma due anni fa nessuno credeva a questa riforma. C'era uh, la Commissione che l'ha messo e ci sono due ragioni per quale la riforma, questa riforma è andata uh, avanti. Primo, la Commissione rappresentata da me come diritto d'iniziativa. E dopo aver trovato un relatore come l'onorevole De Castro. E questa alleanza ha permesso, uh, nel negoziato a Bruxelles, di de trovare dei veri uh, e propri miglioramenti al sistema IG, che ricordo esiste nella legislazione comunitaria da 53 anni, non è dal 92, la prima sistema IG è con il settore dei vini. Uh, e. Abbiamo per, al fine dei 53 anni, creato un quadro unico che copre tutte le indicazioni geografiche, un sistema unico, un regime di protezione unico. Questa è una vittoria enorme, soprattutto con te, certe resistenze del settore vino che, è, era, che vive ancora in una illusione che il settore vino è meglio protetto in un sistema isolato, se voi, sapete, se voi vedete le sfide del settore vino uh, nel futuro è evidente che il settore vino è meglio protetto se è messo nel sistema di qualità, se si rimane eh, è evidente che uh, ci sono tantissime forze che vanno contro il settore vino uh, oggi. Qual è il meglio aliato del settore vino? I prodotti che sono inattaccabili con i prodotti di qualità. Eh, questo ha preso molto tempo a, eh, a convincere, eh, questo è stato difficile, ma abbiamo alla fine trovato un risultato che piace a tutti, come dei compromessi a Bruxelles. Abbiamo per la prima volta eh, trovato del sistema di protezione dell'IG sull'internet, sono nel regolamento, possiamo già farli. Io ho già i Stati Uniti sulle mie spalle e questa è una buona novità per voi, eh? mm? che abbiamo fatto un buon risultato. Abbiamo per la prima volta uh, le disposizioni di sostenibilità, come è stato detto, volontarie come all'inizio, piccoli passi, sì, è l'unica forma di farlo, ma possiamo, finché abbiamo una definizione, non so quando lo... Andiamo a vedere, ma un giorno cosa un, un prodotto sostenibile, i prodotti IG possono già andare su questa strada prima che questo esista. Quindi è un grossissimo vantaggio. Abbiamo protezione degli ingredienti, come si dice, prima avevamo guidelines che nessuno rispettava, oggi abbiamo disposizioni eh, chiare e abbiamo un nuovo sistema di aggruppamenti di produttori riconosciuti. Uh, e questo uh, darà van moltissimi vantaggi per uh, il potere delle, dei negoziale dei, dei gruppamenti di produttori quindi abbiamo tutto un sistema che eh, permette i eh, eh, prodotti di qualità di eh, fiorire non so se si dice così in italiano non ai paesi dove questo è comune o questo è molto comune come Italia. Ma da paesi dove, che non utilizzano questo sistema e sul quale eh, nel futuro è assolutamente importante che loro capiscono che devono andare su questa strada, perché questo nel futuro sarà il grosso strumento di politica agricola. Non abbiamo, vedete cosa ci sono limitazioni al. Al bilancio agricolo, a, al finanziamento del settore agricolo. E di più in più il finanziamento del settore agricolo deve venire dal consumatore, non da de chi paga i, i tassi. E questo è fondamentale. Sulla, sulla strada del futuro, quindi sono, devo dire sono molto fiero di questo risultato e sono molto fiero di questa alleanza che abbiamo trovato tra la Commissione e il Parlamento nella, nella persona di Giovanni Offre e Paolo De Castro che abbiamo potuto avere questo risultato. Un buon Natale a tutti! Grazie. Grazie a eh, Giovanni Onofre, grazie a Mauro Rosati. Allora, cambio, cambio qui ecco, al tavolo. Nel mentre c'è il cambio dei cavalieri. Visto che Giovanni Onofre ha citato questa, una delle tante difficoltà di questo regolamento, è stato proprio quello di convincere il mondo vitivinicolo all'opportunità eh, di far parte di questo grande testo unico. Beh, io volevo ricordare che in Italia ci sono state per organizzazioni del settore vitivinicolo che hanno da subito sposato. La causa e ci hanno aiutato. Una di queste è Federvini, e qui abbiamo la presidente. Anche il collega Lamberto Frescobaldi lo ha fatto come Unione Vini. Quindi noi avevamo Federvini e Unione Vini che ci hanno eh, sostenuto, anche se invece a Bruxelles la situazione era un po' diversa. Quindi grazie a Micaela Pallini. E allora continuiamo con gli ultimi due interventi prima delle conclusioni di Paolo De Castro. Chiamiamo l'assessore all'agricoltura della Regione Emilia Romagna, Alessio Mammi. Prego, Assessore. Eccoci qua. Ci eravamo visti in videoconferenza l'ultima volta c'era anche Paolo a Piacenza, e oggi invece ci vediamo, grazie a Dio, dal, dal vivo per il premio. No, puoi Coppa Per dirlo pubblicamente che abbiamo fatto anche una bella iniziativa per abbinare i vini dell'Emilia Romagna alla pizza, oh, che ha avuto uno straordinario vedi? successo, sì, i sì, nostri sì. vini, sono... ha detto, Giuseppe, io faccio un programma su Rai 2 che si chiama Pizza Doc perché tutti parlano di cucina stellata, grandi premi, è giusto per carità, ma poi alla fine le pizzerie sono sempre piene e i tre stelle Michelin sono per, per pochi, la pizza è un vero prodotto del popolo. Bene, a parte Alessio Mammi, assessore agricoltura della regione Emilia Romagna, chiamiamo eh, il capo dipartimento ispettorato controlli e qualità, Felice Assenza, dal MASAF. Eccoci qua, allora cominciamo con l'assessore all'agricoltura dell'Emilia Romagna. Quindi, allora, questa DOP economy che cresce, e, visto prima i dati nel comunicato stampa, eh, 890.000 persone e accanto la parola persone, famiglie che lavorano grazie a questo, a questo comparto così fondamentale per l'Italia. Prima, Paolo De Casso stavo parlando, mi piaceva sopra la scritta, adesso no? se ti giri Comagri e poi Report. Comagri mi piace, Report un po' meno, diciamo così, no? Eh sì, un pochino meno ultimamente, però ci sono delle famiglie che lavorano dietro alle imprese, quindi è fondamentale e mai come in una regione come l'Emilia Romagna questo comparto è strategico. Grazie, allora innanzitutto grazie a Paolo De Castro eh, per lo straordinario lavoro che ha svolto in questa legislatura, in questi 14 anni. Eh, noi siamo molto orgogliosi come Emilia Romagna di... Avere un cittadino come Paolo De Carlo che è pugliese, ma poi vive in Emilia Romagna, un di, quindi un po' di negramaro e trasversale. Di diciamo, trasversale. Sì. E siamo e io lo voglio ringraziare, guardate, perché io credo che Paolo non ha solo dimostrato un grande lavoro, grande competenza, ma rappresenta la buona politica. La buona politica, cioè la politica di cui ha bisogno il Paese. La politica che si sporca le mani, la politica che studia, che non urla ma va a lavorare, va nel merito dei problemi e quindi io lo ringrazio per la competenza ma anche per il metodo che mi ha insegnato, perché Paolo per me è un maestro, è un professore, un maestro, un professore. Però diciamogli che eh, nessuno di noi vuole vederti in pensione nei prossimi mesi quindi non andrà in pensione, abbiamo ancora bisogno di te nelle istituzioni comunitarie poi decideremo insieme decideremo insieme, vedremo come poter allora eh, il nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche complimenti a tutti quelli che ci hanno lavorato qui ci sono tanti rappresentanti dei nostri consorzi è stato un passaggio storico di un regolamento storico e dobbiamo secondo me esserne orgogliosi a livello europeo che Trent'anni fa abbiamo avuto una grande intuizione, e cioè quella di far comprendere bene al mondo che il cibo non è solo un grande comparto economico, che non è solo importantissimo per la sicurezza alimentare, ma che il cibo è un grande patrimonio culturale. Quando diciamo DOP e IGP parliamo di prodotti culturali che hanno una storia, che hanno tradizioni, frutto di incontri. E allora se, sono, se il cibo, oltre ad essere un grande patrimonio economico, e in particolar modo la dop economy, no? Mauro l'ha detto bene quanto vale, in Emilia Romagna vale 3 miliardi e mezzo di euro, sono prodotti culturali importantissimi, non può essere omologato, non può essere standardizzato, va apprezzato, va rispettato e, e naturalmente il nostro compito è continuare a produrre queste eccellenze promuoverle nel mondo, perché aiutando le nostre imprese che sanno benissimo cosa bisogna fare e noi non dobbiamo come istituzioni sostituirci alle imprese ma aiutarle, semplificare loro la vita e poi dobbiamo proteggere queste eccellenze e grazie al nuovo regolamento avremo anche qualche strumento in più. Quindi grazie per il grande lavoro che è stato fatto. Naturalmente la sfida che l'avete detto tutti, insomma, la sfida più grande che secondo me abbiamo davanti come paese e come Europa è continuare a produrre puntando sempre di più sulla qualità, ma continuare a produrre. Cioè, il tema della produttività, di come possiamo avere sistemi agricoli e agroalimentari produttivi, capaci di essere competitivi è un tema centrale, perché io non immagino nei prossimi anni un'Europa che diventa il giardino del mondo. Io voglio un'Europa che sia un grande player dell'agroalimentare e dell'agricoltura mondiale perché se tu rinunci a questo asset strategico sei fuori dalla storia, se tu non hai un'agricoltura forte, competitiva, strutturata sei fuori dalla storia, cioè è come non avere le caravelle nel 1400, siamo stati buttati fuori dalla storia perché non avevamo le caravelle come paese, come Italia. Quindi abbiamo bisogno di produttività, abbiamo bisogno di qualificare sempre di più le nostre produzioni, nella consapevolezza che tra i settori agricoli, come avete detto, le produzioni vegetali sono quelle che stanno rischiando di più. Dobbiamo esserne consapevoli e dobbiamo dirlo e ribadirlo con forza anche in tutti gli incontri, anche in questo dove facciamo il punto sulla. Se c'è un settore che rischia davvero l'estinzione, è quello delle produzioni vegetali. Se pensiamo alla frutticoltura, se pensiamo anche al sistema vitivinicolo, le malattie, le fitopatie. Perché il, il settore vegetale è quello più sofferente dal punto di vista produttivo? Per responsabilità dei produttori? No, ma perché è attraversato da due problemi. Un clima che cambia in maniera più rapida, più violenta. Io vengo appunto, sono assurdo dell'Emilia Romagna, potrei farvi purtroppo un lunghissimo elenco di disgrazie climatiche che abbiamo subito e che non possiamo sottovalutare, ignorare, sbaglieremmo. Dall'altra parte. Questi problemi ci sono perché abbiamo ridotto i sistemi di difesa. Anche questo è il nostro problema. Cioè è il combinato disposto di questi due elementi, un clima peggiore e un sistema diciamo, di protezione e difesa che si è indebolito. Allora io penso che la priorità sia come salvare le nostre produzioni, in particolar modo le produzioni vegetali. Per farlo, l'avete detto, bisogna dare... Agli agricoltori nuovi strumenti. Perché se tu togli gli strumenti vecchi non dando agli agricoltori strumenti alternativi, quello che hai è la chiusura delle nostre imprese. E il nostro paese non se lo può permettere, perché significherebbe meno posti di lavoro, meno valore economico, meno gestione del territorio, più importazioni tutto quello che conosciamo. Allora, per questo io penso che sia stato giusto il voto del Parlamento europeo sul regolamento fitofarmaci giusto, io l'ho condivisa questa posizione, l'ho condivisa con Paolo, con tutti gli europarlamentari che hanno votato contro. Perché non basta stabilire obiettivi, regole senza dire come raggiungerli e senza dare strumenti alternativi validi ai nostri produttori. Quindi bisogna investire di più sulla ricerca, noi abbiamo in Emilia-Romagna scelto di metterci il 4,5% delle risorse europee. Bisogna anche eh, Organizzare meglio, io penso, nel nostro paese il sistema della ricerca, le risorse vanno aumentate. Io sono stato in Giappone qualche settimana fa, è impressionante vedere quanto il Giappone investe sulla ricerca, sull'innovazione, sull sulle tecnologie. Del resto, è un paese molto simile all'Italia a livello di conformità orogeografica, e quindi loro sanno, ovviamente, sono consapevoli da decenni della necessità di investire su questi temi. Dobbiamo accelerare di più su questo. Più risorse, ricerca meglio organizzata, però abbiamo bisogno anche di nuovi strumenti. E su questo invece una preoccupazione da assessore regionale sul voto, eh, sul, sul rinvio, su questo impasso, sul regolamento delle, sulle TEA, le, le new genomics techniques, quello al resto è un errore. In tutto il mondo già vengono utilizzate queste tecniche, non stiamo parlando di fantascienza, non stiamo parlando di OGM, stiamo parlando di utilizzare le biotecnologie per accelerare quello che l'uomo ha fatto in 12.000 anni, cioè selezionare le varietà più resistenti e più produttive. E quindi abbiamo bisogno che anche in Europa questi strumenti vengano dati ai nostri agricoltori, ai nostri centri di ricerca. Per poter appunto resistere e ad adattarci ai cambiamenti climatici. Ecco l'altro punto importante che voglio toccare, mi avvio in due minuti alla conclusione perché Tinto mi sta già facendo il segno. Ci vuole più ricerca, ci vuole più conoscenza. È importante naturalmente anche essere consapevoli che se l'agricoltura è un settore strategico fondamentale, che rischiamo di perdere intere produzioni, abbiamo bisogno della PAC. No, lo dico perché adesso sembra scontato dirlo qui, ma meglio dirlo già adesso per il futuro. Abbiamo bisogno di finanziare adeguatamente l'agricoltura a livello europeo, a maggior ragione avremo bisogno di più risorse, anche per le cose che ha detto il Ministro, no? che avremo nuovi partner. Non puoi pensare che aumentano diciamo, i soggetti intorno al tavolo e teniamo le stesse risorse, dobbiamo aumentarle. Un'altra cosa importante che Paolo non ha richiamato è stato il fatto che nel periodo di transizione è stato fatto un Next Generation per l'agricoltura che ha aumentato le risorse. 8 miliardi di euro a livello europeo, per l'Emilia-Romagna è significato 140 milioni di euro in più nei sette anni. Quindi, grazie anche per questo lavoro che avete fatto. Quindi, dovremo lavorare per avere più risorse per la nostra agricoltura nei prossimi anni, non meno, dobbiamo però anche in Italia, ovunque, usarle bene queste risorse, migliorare la nostra capacità di spesa a livello regionale. Io sono contento che ho verificato poche ore fa qual è il livello di spesa della nostra regione, noi su 900 milioni di euro abbiamo già impegnato, bandito 300 milioni di euro della nuova programmazione. Cioè dobbiamo dimostrare che noi le risorse europee le sappiamo spendere, le spendiamo bene e non rischiamo di restituirle o disimpegnarle. Per questo sarebbe un errore grave. Oltre, e chiudo davvero, oltre al tema delle risorse però ce lo dobbiamo dire. Secondo me questo è un altro tema sul quale dovrà lavorare la futura legislazione europea, la futura legislatura europea, non è un tema facile, me ne rendo perfettamente conto. Però se vogliamo dare una prospettiva alla nostra agricoltura, vogliamo aiutarla a essere più resistente alle sfide, ai cambiamenti climatici, oltre ai soldi ci vogliono delle regole complessivamente diverse, che sovraintendono anche al sostegno pubblici alla nostra agricoltura. Se noi riteniamo che gli investimenti per difenderci dai cambiamenti climatici, per difendere le produzioni, per fare gli invasi, per, per acquistare le tecnologie, siano investimenti fondamentali, io non posso avere un'intensità di aiuto per i nostri agricoltori del 35%, perché oggi è insufficiente per i costi che questi mezzi hanno e quindi dovremmo porci, secondo me, l'obiettivo politico di come noi rivediamo le regole europee sul patto di stabilità sugli aiuti di Stato, sul de minimis a favore della nostra agricoltura. Mi rendo conto che è facile dirlo, ma poi c'è bisogno di fare tutto quello che ha detto Paolo, no? la, la condivisione, il confronto, ma questa secondo me deve essere la sfida europea più importante che dovremo avere nella prossima legislatura. Quindi fondi ma anche regole di ingaggio un po' diverse. E, e la battuta finale, poi io dico sempre che se vogliamo salvare alcune produzioni come quella vegetale oltre a dare strumenti, oltre a dare tecnologie, bisogna poi anche aiutare le imprese ad avere un reddito. Eh. Quindi c'è una normativa europea che è stata recepita dal nostro paese, no? che contrasta le pratiche sleali. Ecco, questa normativa dobbiamo iniziare ad applicarla, eh. perché dentro le filiere ci vuole solidarietà ed equità e i produttori agricoli devono essere giustamente e adeguatamente remunerati del proprio lavoro. Anche questo io penso che sia giusto eh, iniziare a farlo. Grazie per quello che hai fatto finora Paolo, grazie soprattutto per quello che continuerai a fare a favore della grazie nostra regione. Grazie, grazie all'assessore. Nel dare la parola a Felice Assenza, visto che ha tirato l'assist... Eh, eh, no, no, è stato casuale ma è perfetto. Ho aspetti... una cosa, posso dire l'ultima cosa Paolo? Questo riguarda una cosa dell'Emilia Romagna. L Emilia Romagna, tra le tante cose positive che ha fatto Paolo, che ha fatto gli europarlamentari, 100 milioni di fondo anticrisi per i territori alluvionati, 60 dall'Unione Europea e ringrazio anche il Governo perché ha messo 40 milioni di euro di cofinanziamento, mi ero dimenticato di dirlo, grazie anche per questo. No, hai fatto bene a ricordarlo. Alessio, grazie a te, grazie anche per il lavoro che abbiamo appunto sempre sul regolamento IG, abbiamo costruito assieme quelle riunioni. Eh, che tu stesso hai convocato con i principali consorsi di tutela. No, volevo dire nel dare la parola a Felice Assenza, ricordare tra le tante cose, lo ha fatto adesso Alessio, questa straordinaria e importante applicazione che stiamo avendo, siamo all'inizio ancora, di questa direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare. Un grande passaggio. Un passaggio importantissimo perché nell'applicazione di questa direttiva ci giochiamo parte di quel reddito che giustamente ricordavamo bisogna tutelare e difendere per i nostri agricoltori, per le nostre cooperative, per le nostre industrie alimentari. Quindi è fondamentale che funzioni e quello che sta facendo l'Ispettorato Repressioni e Frodi, eh, diciamo con il vecchio nome, ma in realtà dovremmo chiamarlo ICQRS. E cioè l'autority italiana delle pratiche sleali, perché una delle novità di, di questa direttiva è stata quella di obbligare gli stati membri a istituire delle autority nazionali. Quindi, felice il capo dipartimento ma è anche il capo dell'autority nazionale che deve sovrintendere l'applicazione della direttiva sulle pratiche sleali. Stai cominciando a dare i frutti. Non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Perché una delle attività che svolge è proprio quello di coordinare insieme ai suoi colleghi di Francia, Germania, eccetera, questo grande insomma, ruolo, non voglio dire altri aggettivi, che il mondo del retail e della grande distribuzione ha nei confronti del sistema delle imprese, perché è indubbio, no? queste grandi centrali di acquisto, parliamo di centinaia di miliardi di euro di acquisti, è evidente che il piccolo produttore ma anche la singola grande azienda industriale, uno pensa che sia grande perché fa 3, 4, 500 milioni di euro di fatturato, ma di fronte a questi colossi della distribuzione, se non ci fosse un sistema di regole che li garantisce, si fa fatica. E questa è una delle responsabilità che ha in mano Felice e quindi mi fa piacere che oggi ci dica qualcosa anche su questo. Grazie. Prego Felice, eccoci qua. Eccoci qua, grazie, <coughs> grazie Paolo. Allora, ehm, ti lancio anche io un altro assist. Credo che una delle parole più straordinarie nel vocabolario delle relazioni sia fidarsi. Quindi, quando io sullo scaffale eh, trovo dei prodotti a marchio, quindi DOP, IGP, è perché mi fido di quel consorzio, mi fido di quel produttore che c'è alle spalle e mi fido anche di chi. Eh, ha controllato che sia tutto eh, a norma diciamo e questo è un elemento oggi fondamentale quando si va a fare la spesa bisogna fidarsi e quindi eh, grazie per quello che fate e per quello che continuerete a fare insomma allora grazie tutte domandine abbastanza semplici non ho l'imbarazzo diciamo della scelta dove dove iniziare allora ehm, tutto un grande ringraziamento a, a, a Paolo De Castro noi collaboriamo insieme. Tra l'altro mi fate pure venire un po' di nostalgia perché all'inizio parlate dei negoziati, poi mi fai rivedere Joao Onofre dopo, dopo tanto tempo. Insomma, ricordi di, di vecchie battaglie? Eh, quando eravamo presidenza italiana tu avevi in mano il dossier sul, sul biologico, eh, era. Molto rigido Joao, però una persona, una persona perfetta, non si ammorbidiva. Un giorno gli regalai una bottiglia di vino, ma non c'è stato nulla da fare su quel dossier, era, era, si, era, si era impuntato. Dunque, io inizierei dalla fine: eh, pratiche, visto insomma, che sono stato attizzato sulle pratiche sleali, a questo punto. Um, Parlando ecco di pratiche sleali, quindi facciamo un riferimento un attimo anche alle produzioni vegetali che sono state evocate dal, anche dall'assessore. Un uh, um, vecchio direttore dell'Agri, che sicuramente ci ricorda, ogni tanto in comitato di gestione ci diceva: Don't be shy, cioè non siate timidi. e quello che io dico ai produttori: Noi non riceviamo denunce, non riceviamo denunce e questo è il problema. Quindi il mondo. Orto frutticolo come tutti gli altri mondi è immenso e va dalle associazioni dei produttori, le organizzazioni dei produttori, i mediatori, i mercati, la distribuzione, la GDO e via di seguito. Ora muoversi in questo mare magnum non è semplicissimo. È chiaro che se noi abbiamo un orientamento da parte di chi pensa di subire una pratica sleale è tutto più semplice. Quelle denunce che noi riceviamo non le teniamo in evase, agiamo alla velocità della luce, alla velocità della costante di Planck, immediatamente. È chiaro che noi le, i controlli nostri li facciamo, allora visto che insomma, sono stato diciamo, tirato per, per la giacchetta, io mi trovo costretto a sciorinarvi alcuni numeri. Il primo anno di applicazione è stato un po' un rodaggio, ecco un sistema nuovo, si veniva dall'esperienza dell'articolo 62, un'esperienza in cui noi siamo stati anche eh, partecipanti perché abbiamo pure fatto i controlli, ma l'autorità competente come sapete era, era un'altra un diocesi. No? Dall'articolo 62 si è transitati al decreto legislativo 198, che contiene in parte gran parte delle disposizioni del 62, sono state riprese all'interno del, del nostro decreto legislativo sulle pratiche sleali. Primo anno di applicazione, un po' abbiamo rodato il sistema: 150 controlli, un buon numero di infrazioni, al secondo anno, caro Paolo, siamo a circa 500 controlli nel settore, in tutti i settori, dal vitivinicolo al lattiero caseario, all'ortofrutta, alla GDO, c'è tanta GDO dentro questi controlli e devo dirvi, non è che quando guardo i risultati della, sotto il profilo della illegittimità del decreto li guardo con piacere, ecco, perché se vedo che c'è un 15% di infrazioni non è certo un bel risultato, cioè è un risultato che deve far riflettere dove si annidano la maggior parte delle infrazioni, devo dire ai noi ancora sulla parte contrattuale. Sulla parte contrattuale registriamo ancora tantissime infrazioni dai mancati contratti scritti e siamo a 11 anni-12 anni, anni dall'articolo 62 troviamo ancora delle realtà senza contrattualistica a mancati elementi necessari nel contratto. Sin dove poi arriviamo anche a delle situazioni un po' più complesse, come possono essere le modifiche unilaterali eh, del contratto. Accanto a questi 500 controlli, lo diceva Paolo prima, abbiamo anche attivato un'indagine molto complessa che riguarda i contratti internazionali. Eh, Paolo lo sa bene, abbiamo, ne abbiamo pure parlato eh, in Parlamento su questa, su questa vicenda. Quindi gruppi di alleanze che fanno capo a delle GDO e che praticamente eh, eh, agiscono come, non come centrali di acquisto, ma come delle centrali di fornitura di servizi a cui sono costretti i fornitori a passare pagando un prezzo sul servizio prestato, che poi è veramente così top top meeting, un po' di data sharing eccetera, altissimo. Noi abbiamo fatto diverse audizioni su fornitori nazionali anche di un certo rilievo, abbiamo avuto degli incontri anche con Spagna e Francia, con i miei omologhi, stiamo andando avanti nell'indagine e abbiamo fatto emergere questa questione a livello di comitato di gestione. Qui ecco ne approfitto e c'è Joao per dirvi che abbiamo detto alla Commissione europea che il dossier pratiche sleali non può essere trattato alla stregua di un caffè una volta l'anno tra le autorità competenti perché non, non ce n'è bisogno di prendere il caffè. Io ho sempre detto alla Commissione europea che le pratiche sleali che sono nate sotto legge della PAC sono PAC perché la difesa, come diceva l'assessore del reddito del produttore, quindi è PAC piena, ha bisogno di avere un gruppo strutturato, ha bisogno di diventare comitologia, adesso questo è un termine molto tecnico, comitologia vuol dire l'istituzione di un comitato di gestione che sia perenne e che abbia una periodicità negli incontri, perché solo così, perché se io mi vedo una volta l'anno col mio omologo spagnolo, bene io mi prendo il caffè, mi fa pure piacere vedermi con lui, però finisce lì ragazzi, finisce lì si chiude la vicenda, poi lui va per la sua strada io vado... non ho quella possibilità di scambiare costantemente delle opinioni anche sulla loro metodologia di controllo, mi sarebbe utile, insomma per farla breve, per andare sui contratti internazionali, assemblare l'opinione dei francesi che stanno andando avanti, noi siamo dovuti andare a Parigi due giorni. Adesso stiamo lavorando con i francesi per un documento comune che manderemo in commissione dove riveleremo che Pagare fino al 3,5% del fatturato per avere dei contratti di servizio banali è pratica sleale a nostro avviso. È pratica sleale. Quindi, perché poi cosa succede? Anche se il fornitore è un grosso fornitore, pensate a grossi fornitori italiani, la penalizzazione va a ricasco, va fino all'ultimo anello, fino all'ultimo anello si chiama il produttore agricolo. Quindi se difendiamo il grosso fornitore non difenderemo il produttore agricolo. Tutto questo devo dirvi che uh, il decreto legislativo, visto che siamo diciamo, uh, ad un rapporto, non mi piace usare il termine report, non so perché, ad un rapporto, eh, il decreto legislativo 198 ha subito delle evoluzioni durante l'anno anche a, a cagione di un pilot dell'Unione Europea, un pilot che per un verso è stato giusto, quale quello di aprire... Diciamo le pratiche sleali eh, eh, al, anche a fornitori situati in altri Stati membri, ma su un'altra vicenda che riguarda le cooperative diciamo noi non siamo stati d'accordo, l'Unione Europea ci ha detto ragazzi, però le cooperative devono praticamente eh, non solo fare i contratti, boh, vedo qualcuno qua delle cooperative che mi guarda, ma devono pure pagare entro tre termini. Eh, abbiamo fatto capire che la realtà cooperativistica è ben diversa dal rapporto da un fornitore a un acquirente, di, da un rapporto di tipo privatistico. Vabbè, ma su questo siamo in interlocuzione, in interlocuzione costante. Ehm, L'altra vicenda riguarda anche la procedimentalizzazione del, dell'apparato sanzionatorio, procedimentalizzazione che avviene essenzialmente alla 689, che sapete perfettamente che tipo di legge è legge di depenalizzazione che ha una sua procedura garantista e che in realtà devo dirvi su questa vicenda allunga un po' i termini della questione, ma su questo noi non ci possiamo fare nulla, perché spesso quello che ci è attribuito, ma perché la sanzione non è immediata? perché si agisce ai sensi della 689, Noi non siamo l'autorità garante che ha un collegio che decide. Noi dobbiamo procedimentalizzare ai sensi di una legge che prevede anche un contraddittorio entro determinati termini e l'irrogazione della sanzione entro altri termini. Detto questo, eh, eh, devo dirvi pure che abbiamo iniziato su denuncia anche una importante azione di indagine sul settore lattiero caseario indagine molto, molto complessa importante sulla quale siamo in fase di, di chiusura di definizione e, e, è un'indagine molto molto delicata che ecco, devo dirvi sono di quelle cose che noi facciamo perché abbiamo avuto una denuncia quindi abbiamo avuto circostanziata la questione su quello siamo riusciti ad agire immediatamente. L'ufficio Pratiche sleali in realtà in questo momento non c'è. L'altro punto positivo è che con la riorganizzazione del Ministero si cambierà, cambiando l'assetto del Dipartimento, ci sarà una direzione generale incaricata per le pratiche sleali e un ufficio dedicato alle pratiche sleali. Chiudo sull'altro aspetto indicazioni geografiche, anche perché voglio dire ho cercato anche noi come Dipartimento abbiamo cercato di portare anche un, un, un contributo e su un paio di aspetti che anche citato Giovanofre prima siamo particolarmente soddisfatti anche perché insomma, abbiamo, abbiamo partecipato alla fase negoziale. Il primo, il primo è eh, caro Giovanni, siamo molto soddisfatti del lavoro che avete fatto per la protezione online. La protezione online quindi quella ricerca sul web di imitazioni, evocazioni, usurpazioni di prodotti di qualità che ai noi è crescente, quindi se da una parte è vero che è crescente il mercato elettronico nell'acquisto di prodotti di qualità, dall'altra parte sono crescenti queste imitazioni, beh, noi sono già 5-6 anni che facciamo questo tipo di attività, svolgiamo circa 6.000, quest'anno abbiamo aumentato a 6.000 controlli l'anno, la percentuale, salutiamo il segretario generale della Cordiglietti Gesmundo, buongiorno. Grazie. Sono circa ecco, 6.000 controlli, quest'anno la percentuale di successo è del 99%, quindi questo grazie al contributo anche dei, dei consorzi, c'è qui Mauro Rosati, ma anche grazie al, al alle piattaforme dei principali diciamo, marketplace con cui abbiamo noi un protocollo d'intesa, Amazon eBay e, e Alibaba. La produzione online è molto importante che sia equiparata ad un ex ufficio, la nostra attività è stata sempre riconosciuta come best practice, per cui sentiamo questo risultato come risultato nostro, tra l'altro sono gli ingredienti, soddisfatti perché si dipana una situazione finalmente, anche perché per noi era un po' una, una terra di nessuno, quindi ogni volta eravamo costretti eh, a, a, a scerbellarci su quel terreno di confine tra legalità e non legalità nell'uso degli ingredienti. Quindi un grazie ancora alla Commissione, un grazie, un grazie a Paolo, grazie a voi e buon Natale. Allora, grazie a Felice Assenza, capo dipartimento e spettorato controlli e qualità del MASAF. Allora, Paolo De Casso, siamo alle conclusioni, saluti finali, prima degli auguri di, di persona, perfettamente nei tempi, 11.50. No, no, come di consueto, visto che siamo stati nei tempi e ringrazio tutti i relatori, io approfitterei ancora di qualche minuto per far partecipare anche la sala. Siamo, non siamo in ritardo, quindi qualche, qualche sollecitazione della sala la vorrei fare. Tanto vedo il dito alzato di Enzo Gesmundo che senz'altro se vuol prendere la parola ci fa piacere, ma avevo visto anche il professore che voleva fare una battuta, eh, mi aveva Domande. detto qualcuno, insomma, eh, utilizziamo questi minuti per eh, approfittare e fare qualche intervento prima di chiudere e spostarci di là a farci gli auguri di Natale. Enzo. Buongiorno a tutti, sono arrivato con un po' di ritardo, però in tempo, in tempo per poter in qualche modo godere del fatto che in Italia si può parlare di pratiche sleali. Perché? Perché con Paolo è stata una battaglia che abbiamo in qualche modo no, intrecciato negli ultimi anni, perché se c'è una cosa che devasta un imprenditore agricolo è quella di dover vendere, alienare i propri prodotti a un prezzo inferiore di quello che praticamente è stato il costo di produzione. Per me che lavoro da 43 anni col diretti, questa legge è una legge che riequilibria in maniera, torno a ripetere, ridondante i soprusi che il mondo agricolo spesso ha dovuto subire. Del resto tu felice sai che sei addirittura d'arrivo per la prima grande vicenda che ti riguarda, non faccio nomi, ma eh, tecnicamente... Ci auguriamo che il tuo lavoro abbia dato il giusto, il giusto peso alle aspettative del mondo agricolo, perché qui c'è ancora che si permette di disdettare un contratto di fornitura abolendo il prezzo che è stato in qualche modo negoziato a livello nazionale. Questo non è proprio fattibile né tollerabile. Era questa cosa che mi permette di dire già sul piano pratico, grazie a Paolo l'abbiamo vissuta insieme, l'abbiamo voluta e grazie per tutto il resto però io mi sono precipitato di corsa perché ho letto un'agenzia proprio tipo tre minuti fa il ministro Lollo Brigida che sappiamo essere il ministro di Fratelli d'Italia quindi di un partito di destra dice no, Paolo De Castro è una grande risorsa italiana in quel di Bruxelles allora io mi domando Paolo mi auguro che pure il tuo partito pensi la stessa cosa perché, perché noi la pensiamo veramente no? Ci sono venuto solo per questo se non fosse arrivato quel dispaccio è arrivato questo dispaccio leggi qua e dico ah, ma allora no, che, che sta succedendo queste sono le due cose che in qualche modo volevo in qualche modo girarti per ringraziarti di tutto il lavoro che stai facendo io penso veramente che Paolo, che ha avuto nella sua storia anche il privilegio, perché quello è stato un privilegio, di avere una manifestazione della Coldiretti fin sotto casa sua di 100.000 persone, che segna però, caro Presidente, la nostra cultura di governo, che è una cosa diversa dall'essere filogovernativi. Noi non siamo filogovernativi. Non abbiamo cultura di governo, ossia parliamo con gli esecutivi, con chi dovremmo parlare, però contemporaneamente la cultura di governo ha un rovescio della medaglia che si chiama conflitto. Allora noi attraverso quel conflitto, Paolo ti ricordi, no? rassegneremo avemmo modo di, 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 di rassenerare gli animi con il governo Prodi e da lì in poi cominciò una stagione felice che ci ha portato a vivere per anni una situazione, torno a ripetere, di grande armonia ma soprattutto anche di grande capacità che ci hai saputo dare nel renderci un po' viva la partita dell'Europa. Noi domani celebreremo l'assemblea elettiva per i giornalisti presenti eh, non ci sono praticamente grandi attese, insomma, dovrebbe andare come normalmente vanno le cose in col diretti, cioè grande torna a ripetere a Plato con questa presidenza e ci sarà sicuramente da parte degli imprenditori che votano democraticamente nel segreto dell'urna quello che sarà il responso. Però detto questo, Dico che domani avremo modo anche di lanciare gli impegni per i prossimi cinque anni. Uno degli impegni sarà quello di diventare, torno a ripetere, una spina nel fianco in Europa delle commissioni del Parlamento europeo. Questo te lo dico con chiarezza, stiamo già tentando l'acquisizione di una nuova sede doppia in termini di superficie perché Col diretti sposterà in maniera violenta tutta la sua attenzione capacità, forza anche in Europa perché non è più possibile assistere a quello che assistiamo. Stamattina no, ieri mattina eh, Berlino è stata invasa da 7.000 trattori 7 di imprenditori agricoli. Sì, c'era tra le righe anche il fatto della fiscalità, ma tutti erano incazzati neri sulla partita eh, che sull'altare no, di questa transizione ecologica qui si vogliono ammazzare le imprese agricole e questo non è più possibile, non è tollerabile. Il ministro con il quale loro avevano in qualche modo puntato il dito accusatorio è un ministro dei Verdi che sta facendo marcia indietro, ha pure detto sì, forse in Europa abbiamo in qualche modo preso esatto. posizioni. Ecco, noi siamo quelli che si sono permessi mesi addietro, nell'ultimo anno, di dare del cornuto a Timmerman ed è stata una cosa che mi è stata anche sul piano personale, più spesso delle volte, ma io difendo gli interessi delle mie imprese agricole. Guardate che debbono tutti quanti quelli che governano pensare che è meglio che seguiano un cornuto piuttosto che le incazzature dei contadini, eh? perché contro i contadini in Europa è chiaro, non si governa. Buon lavoro. Grazie. Allora, eh, darei la parola a Felice Adinolfi se sì, ci sono altri interventi, Grazie. altre domande a disposizione anche di Paolo. Ma molto poi... velocemente due cose. Preto. Con una riprendo eh, quello che diceva Enzo Gesmundo prima, ma soprattutto la discussione che con Paolo abbiamo portato avanti da diverso tempo. L'idea della transizione ecologica. Noi qui siamo di fronte diciamo, alla necessità di essere riformisti, in questo caso Paolo lo è, però con realismo. E ci sono dei numeri che con Paolo abbiamo come dire, guardato con estrema attenzione ormai da molto tempo che dimostrano una cosa, guardate, veramente semplice. Mentre gli standard europei aumentano e quindi i livelli di emissioni diminuiscono, gli ultimi 30 anni hanno visto l'Europa diminuire le sue emissioni complessive in agricoltura del 30%, tutti gli altri, diciamo, tutte le altre aree geografiche con le quali stiamo negoziando accordi di libero scambio, in realtà hanno fatto esattamente lo sposto, il Brasile più 52%, l'Indonesia più 33%, quindi l'idea qual è? L'idea è quella di non perdere un pezzo di welfare, l'abbiamo sempre detto con Paolo, nel momento in cui noi produrremo di meno in Europa, siccome il mondo va in un certo modo, compreremo da altre parti. Quello che verrà da altre parti sarà notevolmente più impattante. Quindi il rischio, il paradosso, è quello addirittura di avere un'impronta ecologica maggiore alla fine di questo gioco. E questo è un punto. Il secondo, anche qui molto breve, perché ho la sensazione forse sarò smentito, forse sarò come dire, anche un provocatore, che dopo 15 anni di Parlamento europeo questa potrebbe essere l'ultimo Comagri Report. No? E allora, siccome novembre scorso, sono 20 anni che lavoriamo insieme, scorso, sono 15 anni che sei in Parlamento europeo, eh, credo che poi ci sia un tempo per tutto, no? eh, ne abbiamo vissute parecchie insieme, però quella europea, quella europea è la cifra che più ti ha contraddistinto. Ti ho conosciuto come professore, come ministro. Ero a casa tua quando diretti manifestava sotto casa, no? quindi le abbiamo vissute tutte. Questa è la tua cifra e nonostante io sia convinto che ci sia un tempo per tutto, credo che se noi oggi, e lo dico insomma da uno che ha lavorato con Paolo sempre sui primi europei tutti i giorni, se noi oggi perdiamo questa figura, io non ne vedo un'altra, non ce n'è, che con la stessa abnegazione, con la stessa competenza e con la stessa conoscenza lavori sui dossier. Io ho lavorato, ho lavorato come esperto distaccato per diversi anni al Parlamento europeo. Ho conosciuto, penso, 70-80 rapporti, 90 eh, iniziative. Mai nessuno l'ho visto lavorare centellinando parola per parola, virgola per virgola e studiando i dossier, come fa Paolo De Castro, la sua squadra. Grazie. Non mi pare commuovere, felice, grazie. Grazie Felice Nolfi, e Altre domande? Ce n'era una la signora, no? Sì. Eccola. No, no, se, se vuol venire a favore di camera, come si dice in gergo. Ah, okay. Gentilmente perché siamo in diretta sui, sui social. Vabbè, grazie. allora, fortuna che mi sono truccata oggi. Okay. Allora, buongiorno a tutti, Cristian Dittani di Confagricoltura, anche noi teniamo a ringraziare l'Onorevole, ringraziare Paolo, non solo per questi due report, perché comunque in, tutto questo, in tutta questa legislatura, in tutti questi anni, c'è sempre stato per l'agricoltura italiana ed europea, per cui forse è riduttivo eh, parlare di, di Paolo legandolo solo a, a questi report, alle DOPE, alle GP, alla direttiva Pratiche Sleali, è sempre stato per noi pronto, disponibile e nell'ombra, per cui lavorando anche sotto traccia ci ha sempre dato una mano, quindi al di là dei dossier che ha trattato personalmente lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per l'agricoltura italiana ed europea. Grazie. Salve Enrica Mammugheri, segretaria nazionale Uila, sono qui soprattutto per portarti i saluti anche di Stefano, come sai, e anche per ringraziarti perché da oltre vent'anni... Come dire, rimetti assieme tutto il mondo del lavoro, dei sindacati, noi siamo rappresentanza ovviamente dei lavoratori dell'agroalimentare, metti assieme le forze politiche, metti assieme le associazioni, le abbiamo messe insieme queste forze anche nell'ultima battaglia sul packaging dove unitariamente associazioni di rappresentanza datoriali e sindacali hanno voluto sostenere la tua iniziativa. Da oltre vent'anni questo tenere assieme lavoro e produzione... Per noi ha visto in una delle battaglie storiche, perché sai che anche il tema delle pratiche sleali era strettamente connesso al tema della condizionalità sociale. Il cibo è buono, è buono anche quando è legale, se non costruiamo quello che è il prezzo minimo di una produzione che va sul mercato e che tenga conto di quello che è il costo del lavoro, noi non abbiamo fatto un buon servizio al Paese. Mentre questo parlare, il linguaggio appunto di una produzione d'eccellenza, anche la Dopp Economy si nutre di un lavoro, di una forza lavoro che è fatta di altrettanta eccellenza, un patrimonio che oggi rischia di essere minato da questo fanatismo ecologista, perché così lo definiamo, per chi come me segue anche la pesca potrei aggiungere Paolo come sai che questi estremismi stanno diventando degli ismi sempre più pericolosi che aumentano come è stato detto finora eh, tanto le produzioni sul nostro mercato di, pa, da paesi che certamente non sono virtuosi come l'Italia quindi l'Italia non ha bisogno di protezionismo ma non ha bisogno neanche di disconoscere il proprio valore virtuoso perché siamo leader in termini di sostenibilità e io credo lo siamo anche leader in questo momento perché il nostro Paese prima di altri ha anticipato la messa a terra di quella che era il, la dire, le direttive, le direttive scusate, sulla condizionalità sociale e lo ha fatto riprendendo in maniera, io credo, unica al mondo la normativa di contrasto al lavoro irregolare, la legge 199 che è diventata un requisito e una condizione di sospensione dei contributi PAC. Quindi grazie per il tuo impegno, grazie per il tuo lavoro. Noi saremo sempre qui, come ogni anno, a riconoscere e come ogni giorno di tutto l'anno a rincorrerti, perché so che insieme potremo fare ancora grandi cose. Grazie. Beh, dopo tutti questi complimenti, l'unica cosa che possiamo, almeno un brindisi ve lo possiamo offrire. Quindi adesso ci facciamo gli auguri di Natale, ma ascoltiamo. Allora, Angelo Radica, Presidente dell'Associazione Città del Vino, ma caro, caro Paolo, eh, io tiro fuori un altro tema perché nemmeno a me piacerebbe port. Ieri sono uscito con, insieme a Federvini, sono uscito con un comunicato con molto, io sono abruzzese, molto indelicato. Gli, gli Abruzzesi sono. Forti e gentili ha prevalso il primo aggettivo perché ieri è stato fatto. Domenica sera io ero in poltrona con la febbre, non ho dormito la notte perché è stato veramente un programma disastroso, ma soprattutto perché metteva tutti insieme fri un fritto misto assolutamente indecifrabile. Grazie per quello che hai fatto. Anch'io ti devo ringraziare perché il tema di vino e salute. È un tema gigantesco, è un tema scivolosissimo, è un tema difficilissimo e tu sei stato bravissimo quella notte del Parlamento europeo perché c'era questo rapporto della Commissione Beca. Noi potevamo essere accusati di stalking perché ho fatto centinaia di messaggi a tutti i parlamentari europei perché, e devo dire che hanno risposto alla grande, perché le semplificazioni in Europa non possono esistere. E allora io pure penso che tu eh, abbiamo ancora molto bisogno di te. Non so in quale ruolo deciderai tu, però su questo tema, 500 comuni in Italia. Io in questo momento rappresento 500 comuni, da Roma a un piccolo comune della, 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 della Basilicata. Oggi eh, hanno due necessità: la prima è quella di spiegare bene e farli capire all'Europa, all'OMS. Alla, eh, sulla storia dell'Irlanda bisogna tornarci che un conto è il consumo moderato e un conto è l'abuso di vino e un conto è il vino lo straordinario è morto un mio amico qualche tempo fa Gaggioli penso che era eh, grande produttore eh, dell'Emilia Romagna un conto è l'abuso un conto sono il vino e un conto è i superalcolici cioè, e seconda cosa il territorio oggi noi siamo i garanti e quelli che tutelano il territorio e un altro gigantesco tema scivoloso tutti a me capitano, non lo so, scivoloso, difficile e complicato è quello dell'agrivoltaico. Su questi due temi io credo che noi tutti quanti qui in questa sala dobbiamo, insieme con i 500 sindaci, dobbiamo fare una grande alleanza perché sono temi giganteschi e rischiamo di essere o retrograti. Eh, perché un sindaco che dice no a una pala eolica in mezzo ai vigneti, io l'ho fatto, viene considerato un retro? Eh, oppure, se uno, come è successo a, a Prandini, gli volevo esprimere la mia solidarietà, quell'articolaccio del fatto quotidiano del giorno: dire che Prandini, in poche parole, dice bevete vino, mentre lui ha detto le cose che, diceva, che diciamo sempre, che un po' di vino eh, in, fa anche bene alle malattie cardiovascolari e fa. Anche altre cose. Quindi, Paolo, noi abbiamo ancora bisogno di te, da questo punto di vista, grazie per quello che hai fatto e per aver onorato il nostro paese in Europa. Ci sono altre domande? No? Ah. Basta. Brindisi, l'ultimissimo, Presidente Copagri. Basta complimenti però, eh. Grazie, Sei pure pugliese. No. Non... Infatti, noi, io sono stato uh, orgoglioso di averti ospitato a un nostro convegno quando ero presidente regionale da ministro. Quindi parliamo di tanti anni fa, eh, ci conosciamo da, da tanto tempo. No, volevo portare anche eh, eh, la, la testimonianza della Copagri eh, per i risultati ottenuti in quest'ultima legislatura. E finalmente l'agricoltura è al centro dell'agenda dell dei lavori parlamentari europei e italiana e bisogna dire che ormai l'agricoltura garantisce la coesione economica e sociale di molti territori nel nostro Paese e se è ben supportata sicuramente può, essere, può rappresentare la ripresa economica del, del nostro Paese. Ehm, Inutile ripetere quello che si è ottenuto con grande lavoro, eh, ci aspettano tante sfide, così come diceva anche il, il Ministro. La tutela del reddito degli agricoltori. E qui mi rifaccio al grande lavoro che eh, sta compiendo l'ICQRF, dove noi dobbiamo sicuramente collaborare. E, e, e cercare di denunciare casi dubbi che vanno al di là delle pratiche sleali, ma anche di contraffazione. Un esempio, e poi concludo: l'olio extravergine. Quest'anno, che non c'è produzione spagnola, greca, marocchina, finalmente il prezzo dell'olio extravergine italiano è quello che eh, tutela e garantisce il reddito agli agricoltori. Perché se parliamo di 8 8,50 euro al litro finalmente l'agricoltore riconosce il, il proprio lavoro, questo però è la sintesi del fatto che non c'è produzione straniera, per gli anni futuri dove purtroppo non si ripeterà una congiuntura così positiva insieme cercheremo effettivamente di, di evitare questo. Poi, Uh, in merito all'agrivoltaico, io volevo invece ribadire il grande successo che abbiamo ottenuto come imprese agricole per il PNRR dell'agrisolare, dove non solo si è garantita la dotazione iniziale, ma addirittura è stata implementata per poter soddisfare tutte le richieste presentate. E questo è un'ulteriore conferma uh, della, del lavoro uh, che gli agricoltori svolgono a tutela del territorio perché. <coughs> garantire la copertura dei tetti delle, dei capannoni agricoli con impianti fotovoltaici sicuramente va, va, andrà ancora di più a garantire la sostenibilità. Buon lavoro, sicuramente Paolo ci incontreremo nel futuro sempre come parlamentare grazie. Allora Paolo, siamo arrivati al termine e... Abbiamo detto ci sono stati un sacco di, di, di spunti, potremo parlare per ore e ore, però eh, chiudiamo questo incontro per poi farci gli auguri tra poco. Sì, non, non dobbiamo aggiungere altro, sono io che devo ringraziare tutti voi per tutti questi eh, complimenti, manifestazioni di stima, grazie, abbiamo solo fatto il nostro lavoro. Ringrazio ancora una volta i colleghi parlamentari presenti, ci ha raggiunto anche Camilla Laureti, oltre che Daniela e Salvatore che è dovuto andare via un'altra iniziativa. quindi un grazie a tutti, abbiamo da lavorare parecchio. Eh, ripeto per l'ennesima volta: l'Europa è costruzione del consenso. Costruire il consenso ci vuole tanta fatica, tanti rapporti, tante relazioni e anche cose che sembravano impossibili. Prima mi ha fatto piacere l'intervento eh, che ha ricordato la condizionalità sociale con gli amici della WIL. Abbiamo iniziato addirittura, c'era ancora Franz Fischler quando partimmo. Con questa idea, quindi stiamo parlando veramente di vent'anni, però alla fine i risultati arrivano. Ci vuole pazienza, lavoro e ovviamente anche tante relazioni con le quali costruire le maggioranze necessarie. Quindi grazie ancora a tutti, buon Natale, e adesso ci facciamo un brindisi tutti assieme.